Non è questa l'industria a cui pensava Enrico Mattei. Dall'umanesimo del lavoro stiamo passando alla centralità del business. Lo ha detto il sindaco di Gela, Domenico Messinese, intervenendo come unica figura istituzionale proveniente dalla Sicilia all'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati sindacali del gruppo ENI e della SAIPEM che si è tenuta sabato mattina all'Angelicum Congress di Roma. Il primo cittadino ha lanciato l'allarme di un governo sempre meno sensibile alla delocalizzazione delle grandi aziende italiane, denunciando come il caso Gela sia ben lontano dalla sua soluzione, contrariamente a quanto sbandierato dal Premier Matteo Renzi. L'Italia deve ritrovare una sua identità, una sua strada per lo sviluppo che sia compatibile con il territorio e che sia rispettoso dei lavoratori. Non è più possibile che alcune decisioni siano finalizzate solo e esclusivamente per poter fare business, per poter capitalizzare e diventare una società di gestione finanziaria. L'Assemblea ha annunciato per il prossimo 17 dicembre, in concomitanza con il Consiglio d'amministrazione ENI, una manifestazione a San Donato, parallelamente a tre mobilitazioni interregionali e 8 ore di sciopero per il 20 gennaio. Deve essere da un lato la conferma del piano rispetto allo stabilimento di Gela, ma in realtà c'è un problema che riguarda tutta la politica industriale del gruppo ENI, le scelte di disinvestimento, l'idea che non ci sia più la chimica, le contraddizioni rispetto agli investimenti e ai processi fatti verso la chimica verde o la trasformazione anche della raffinazione verso le versioni verdi e il fatto che non si confermano. Quindi tema, quello che abbiamo proposto con le iniziative e le mobilitazioni del 17 dicembre e del 20 gennaio è quella che bisogna definire il piano industriale dell'Unione. Stiamo passando da Mattei a Matteo. La Mattei aveva l'interesse dello sviluppo della chimica nel nostro paese per sviluppare l'economia, per sviluppare l'occupazione. Non vorrei che adesso l'interesse di Matteo sia quello di smantellare questo settore. Noi non siamo d'accordo alla vendita del 70% di Versalis perché significa non avere le garanzie per salvaguardare i siti, l'occupazione e gli investimenti che servono anche per i problemi di risanamento ambientale, di sicurezza e della salute, oltre che del mantenimento dei posti di lavoro per ora e per il futuro. All'Assemblea romana ha preso parte anche l'assessore comunale alle attività produttive ed ambiente con delega alle bonifiche Simone Siciliano. Il governo si deve prendere l'onere di individuare quali sono gli assi fondamentali per l'industrializzazione italiana. Il nuovo modello di sviluppo in linea con le direttive europee deve essere rispettoso per il territorio, sostenibile dal punto di vista energetico e dal punto di vista sociale. Il governo deve individuare queste linee di indirizzo, le deve applicare per tutelare il miglior patrimonio che ha la nazione italiana, che sono gli stessi italiani.